tutti Dreamers, io sono Francesca, buon sabato e benvenuti in questa quarta puntata della settimana Skifidol. Per chi non sapesse di cosa sto parlando, per 8 giorni, sempre alle 15, pubblicherò un video inerente agli nuovissimi Skifidol Slime Romanelli. Praticamente apriremo un kit a caso, negli episodi precedenti ho fatto il kit blu, viola e quello giallo. Oggi faremo questo qui verde. Se vi piace questa idea lasciate like adesso, cerchiamo di superare i 1000 mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, tappate la campanella per non perdere nessuna notifica e in più non dimenticate di seguirmi su Instagram, mi trovate come Frenchy Dreams Official, ve lo lascio anche in descrizione. Ma prima di andare al video saluto Michaela Zucchelli, spero di aver letto bene il tuo nome, e Chiara Romanelli. Se non avete visto gli episodi precedenti ve li lascio nelle schede in alto. Come al solito questi kit li trovo in edicola e li ho pagati 2,99€ l'uno e sulla bustina c'è scritto Skifidol Slime fai da te, devi aggiungere solo l'acqua, il kit per creare fluffy, crunchy, jiggly e tanti altri slime. All'interno magazine e kit Skifidol Slime fai da te. Sul retro c'è scritto devi aggiungere solo acqua, 8 colori per tantissime combinazioni, rosa, giallo, blu, verde, viola, arancio, bianco e glue in the dark. Vediamo il nostro kit cosa contiene. Abbiamo la nostra bustina di polvere che è di un verde fluo davvero molto bello e abbiamo il Super Creativity Tutorial Book. Abbiamo trovato la ricetta 5 di 8 perché appunto essendo 8 colori diversi ci sono 8 ricette diverse. La ricetta di oggi è Slime Crunchy Cannucce, ma come sempre nelle prime pagine troviamo delle indicazioni, ovvero il prodotto Skifidol non adatto a bambini al di sotto degli 8 anni e se siete piccini fatevi aiutare sempre da un adulto. E in più il prodotto non è commestibile, quindi non può essere mangiato. Il bello di questi kit è che possiamo utilizzare come attivante o l'acqua o la colla. Se utilizziamo l'acqua otterremo uno slime più viscido e più lucido, molto piacevole al tatto. Se utilizziamo la colla otterremo uno slime più fluffoso e opaco. Infatti nelle pagine centrali troviamo la preparazione per lo slime a base d'acqua e lo slime per la preparazione a base di colla. E alla fine proprio troviamo la nostra ricetta, ovvero il crunchy slime. Andiamo a vedere di cosa avremo bisogno per farlo. Scusate il cambio di felpa ma morivo di freddo. Allora, di cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di una bustina di slime fai da te verde, eccola qui, poi cannucce multicolor, eccole qui. Io queste non sono proprio multicolor, infatti sono un po' più pastello chiaro semitrasparente, ma in casa avevo queste. Uno strumento per mescolare, eccolo qui, 150 ml di acqua, però noi come al solito faremo metà bustina, quindi utilizzeremo 75 ml di acqua e 5 g della nostra powder Skifidol. Una vaschetta in cui mescolare, bilancia, la nostra tavoletta e io qui ho anche del bicarbonato nel caso in cui dovesse servirmi un addensante. Iniziamo con il tagliare le nostre cannucce, io qui già ne ho tagliata qualcuna, ma volevo giusto farvi vedere, le ho tagliate così quasi di un centimetro l'una. Queste per il momento sono 4 cannucce, praticamente sto facendo così, prendo una cannuccia e la taglio semplicemente, ogni pezzetto è grande quasi un centimetro perché nella ricetta diceva così, fate attenzione che potreste tagliarvi. Eccoci qua, allora io come al solito sono super extra disordinata, spostiamo queste e appoggiamo le nostre cannucce qui, il nostro strumento per mescolare, la bustina vuota possiamo allontanarla, appoggiamo il nostro giornalino qui a mo' di leggio, prendiamo la nostra bilancina e iniziamo a misurare i 75 ml di acqua. Molti nei commenti mi chiedono se l'acqua deve essere fredda, calda, tiepida, ma in realtà nei libretti non viene specificato, quindi io metto semplice acqua di fontana a temperatura ambiente. 75, precisissimi dobbiamo essere. Ok, abbiamo i nostri 75 grammi di acqua e poi per non sbagliare qui ho un'altra ciotolina in cui peserò i miei 5 grammi di powder. E la bilancia si è spenta mentre pesavo. Coincidenze? Io non credo. Riproviamoci. Oh.
Ok, sto iniziando a pesare finalmente. Siamo a 3, 4 e 5. E a questo punto iniziamo a seguire le istruzioni. Punto 1. Inizia la preparazione del tuo schifido slime kit. Fai da te seguenti punti 1 e 2 di pagina 4. Versa il contenuto della bustina nell'acqua, il tutto mentre mescoli lentamente. Allora, iniziamo a mescolare e iniziamo ad aggiungere la nostra polverina. Continuiamo a mescolare. In pochi minuti si formeranno grumi sempre più grossi. Ok, mi sembra di sì. Anche se qui mi dice già di aggiungere le cannucce. Continuando a mescolare, aggiungi le coloratissime cannucce appena tagliate. No, le aggiungiamo sempre alla fine. Schiacciamo un po' il nostro composto per essere sicuri che l'acqua entri in contatto. E ora lasciamo riposare un po'. Allora, sono passati all'incirca 10 minuti e questa volta mi sembra che lo slime mi sia riuscito molto molto meglio. Tutti con le dita incrociate. Allora, dato che c'è un po' di acqua, la vado a mettere qui. Ma non è tantissima come le altre volte. E iniziamo un po' a mescolare con le mani. Proviamo un po' a mescolare e a vedere cosa succede. Cioè, mi sembra che questa volta non abbia grumi. Tra l'altro è super extra scivoloso questo. Non riesco. Ok, eccoci qui. Proviamo un po'. Io non riesco a farlo amalgamare. Che strano. Perché forse è ancora troppo bagnato? Oppure magari lasciamolo riposare un paio di secondi così. Magari. Ah no, ok, ci siamo, si sta annunendo. Si sta annunendo. Che si sono uniti. Iniziamo un po' a lavorare così. Comunque mi è venuto super extra gommoso, almeno all'apparenza. Quando li faccio con l'acqua hanno la tipica consistenza degli slime schifidol, ovvero molto molto gommosi e sguisciosi. Proviamo a inserire un po' le cannucce. Ora ho capito perché mi diceva di metterle prima, che non si mischiano bene con lo slime. Allora noi adesso proviamo a fare una specie di imbroglio. Prendiamo il nostro slime, lo mettiamo nella nostra ciotola con le cannucce e ci andiamo ad aggiungere l'acqua che abbiamo tolto prima. E mescoliamo così. Certo, però è un po' difficile da capire perché le palline nel primo video le dovevo inserire non durante il procedimento ma alla fine. Le cannucce qui bisogna inserirle durante il procedimento e non alla fine. Il pigmento va inserito insieme alla cosa e non alla fine. Cioè è un po' difficile da capire il tutto. Però è venuto super crunchy, fa tantissimi tantissimi scoppiettini. Perde le cannucce un po' per strada. Comunque è molto stretchy, soltanto bisogna allargarlo molto molto lentamente, perché se lo fate velocemente si spezza, ma se lo fate lentamente si allunga tantissimo. Di per sé comunque questo slime mi piace molto, il colore è fantastico. Proviamo a fare un mini turbine.
comunque si fa e comunque è troppo carino. Quindi ragazzi, questo video finisce qui. La ricetta è stata molto molto semplice e facile da fare. Fatemi sapere in un commento cosa voi ne pensate, se l'avete fatta e se vi piacciono questi kit. Lasciate mi piace se volete altri video del genere. Vi ricordo che domani, per il resto quasi della settimana prossima, ci saranno altri video sui kit Skifidol. Se volete iscrivervi al mio canale, vi basta cliccare sul mio faccione qui, mentre se volete vedere altri video, vi basta cliccare sulla miniatura qui accanto. Non dimenticate di seguirmi su Instagram e io vi saluto, a domani, ciao!